Salve a tutti ragazzi, io sono Hollerac e benvenuti oppure bentornati su Software Upgrade. Un anno di questo progetto si è concluso. Sono partito come tech inside, come sapete, e come canale di tutorial, per poi evolvermi a un canale tech a 360 gradi che ho in collaborazione con un mio amico. In questo caso andremo a vedere i pagellini dei migliori prodotti tech che ho portato su questo canale e i peggiori. Incominciamo da migliore, dandomi una mano con YouTube Studio, perché non me li ricordo tutti. Quindi incominciamo sicuramente. Beh, il primo prodotto che merita sicuramente è la Panasonic HCV180. L'ho recensita parecchio tempo fa ormai, è la mia telecamera principale ed è quella che mi consente di realizzare video. Registra in full HD 50 fotogrammi al secondo, per chi non avesse visto la recensione, comunque sia ve la linko in alto nelle schede. Oltre a questo, un altro prodotto che merita sicuramente è il lavalier che ho recensito tempo fa. Non vi ho detto il voto della Panasonic HCV180, gli ho dato un 8 su 5 perché c'è un 8 su 10 perché su quella fascia di prezzo non si riesce a trovare di meglio. Andiamo avanti con il secondo prodotto, che secondo me è meritevole, anche se si becca un voto basso, perché effettivamente a livello di qualità non è proprio il massimo dal punto di vista acustico, perché c'è da farci un sacco di lavoro in post-produzione, ed è il lavalier economico da 10 euro che si trova su Amazon appunto a questa cifra. È ottimo, si prende un 6 su 10, quindi la scienza comunque se ce l'ha, veramente molto molto valido. Purtroppo bisogna farci un sacco di lavoro sulle tonalità medie in post-produzione, quindi più lavoro da fare. Andando avanti con... In questo caso parliamo di una scelta difficile, non sapevo se includerla nei migliori o nei peggiori, e parliamo della cuffia Bluetooth. A livello acustico è buono, a livello di ricezione è buono, a livello di audio è buono, però... Per 5 euro in più si prendeva la coppia anziché il singolo e di conseguenza vanno i peggiori che si becca un 5 su 10. Non a livello di qualità perché da quel punto di vista lì è veramente a posto, anche a livello di audio è veramente molto molto alto, però manca l'altra cuffia che si può acquistare per 15 euro anziché 10. Andando avanti, un prodotto meritevole quando costa abbastanza poco è il Klim Skill. Quando è stato lanciato al prezzo di 34 euro non ne valeva la pena. Non ne valeva la pena e io gli avrei dato a quel punto lì, se lo recensivo allora, un 5 su 10. Però essendosi abbassato di prezzo e costando 24,90 euro, sinceramente un 7 su 10 se li merita tutti. Arriviamo al microfono che sto utilizzando in questo medesimo momento. È buono, ha dei problemi con dei microfoni esterni, non tutti sono supportati purtroppo, e quindi sarà un po' un problema utilizzare alcuni tipi di microfoni, però smanettandoci un pochino si riesce tranquillamente ad ovviare a questo problema, oppure lo utilizzate come sto facendo io in questo momento. Esattamente come un microfono classico, come se fosse un gelato, quindi adatto benissimo per interviste, ha un ottimo audio, viene molto ben pulito e basta. Questi sono i prodotti che ho recensito in questo periodo. Sicuramente, come sapete, ci sono state delle evoluzioni proprio a livello di personaggio, di canale. Si è passato appunto da un canale molto molto semplice di soli tutorial a un canale anche di recensioni e pareri riguardanti la tecnologia a 360 gradi, con annesso sito web che vi ricordo lo trovate sempre qua sotto in descrizione. Oltre a questo, si è passato anche ad alcuni tipi di video, a livello di qualità ci siamo proprio evoluti, adesso stiamo passando da questo formato che è un 16 noni a questo formato che è un 21 noni. Anche per me quest'anno è stato un anno di tentativi, un anno di test, infatti andremo a vedere anche i miei top e i miei flop per quanto riguarda i video, per quanto riguarda l'indice di gradimento. Il primo sicuramente è
Movecoin. Movecoin mi sta continuando a portare visite tuttora, funziona davvero benissimo. Ci ritornerò prossimamente e ha ricevuto 466 visite, 10 like e 9 dislike circa. È andato piuttosto benino. L'altro invece che è andato molto molto bene è sicuramente come creare uno Stream Deck con il nostro smartphone Android. E se è andato bene, l'ho fatto pensando effettivamente all'utilità per le live stream, cosa che non è successa invece sul secondo video dedicato sempre a L'Elgato, dedicato sempre a Rocket Power Grid, perché purtroppo non ha riscosso lo stesso indice di gradimento, perché era una cosa molto molto più specifica alle GIF animate e come effetto era molto molto macchinoso, quindi quello lì è andato molto molto male. Un'altra è sicuramente la recensione della Panasonic HCV180, che è la telecamera che mi sta riprendendo adesso. Ne ho parlato anche per quanto riguarda i prodotti in precedenza. Questa qua è stata una recensione veramente molto molto apprezzata, con 184 visite, 11 like e 2 dislike. È andata bene, effettivamente è una recensione molto valida. L'unica cosa che ho sbagliato, ho detto che c'è un ingresso jack, quando in realtà è un ingresso video, e perdonatemi l'errore, però era così. Un altro video che è andato piuttosto bene è lo Steam Link. Nonostante che ha fatto 49 visualizzazioni, è una cosa molto molto di nicchia, essendo ancora una beta, era un po' complicato. Comunque è andata bene, abbastanza bene, 49 visite, 6 like e 1 dislike. Un altro sicuramente è Sweetcoin, perché bisognava fare chiarezza sicuramente con quest'app, perché non ci si capiva molto all'inizio come funzionasse e perché era stata ideata. Infatti ha ricevuto 272 visite, 6 like e 2 dislike. I miei haters me li porterò per sempre addietro. Comunque, grazie haters. L'altro video che sta andando piuttosto benino, anche se le visite sono molto molto poche, è una cosa molto molto di nicchia, molto molto dedicata al videomaking, quindi ci sta. Ha ricevuto 18 visite, 2 like e 1 dislike. Prettamente le recensioni vanno molto molto bene, come le sto facendo ultimamente, quindi perfettissimo e andiamo avanti così. Ho in ballo altre recensioni, questo qua vi do già un accenno e un altro video appunto è andato bene e anche la mia postazione da gaming. Pensavo andasse male perché ho un pochetto esagerato con il prezzo. Pensavo andasse male anche perché mettere in esposizione così tutte le cose molto spesso attira un sacco di haters. Non è andata malissimo, 79 visite, 6 like, 3 dislike, quindi va benissimo così. L'ultimo video che è andato bene è la recensione della cuffia Bluetooth economica. Ve l'ho messa fra i flop come cuffia, non perché facesse schifo a livello acustico, ma perché per 5 euro in più, sempre su Gearbest, si può prendere la coppia, quindi non ne vale tantissimo la pena. Lasciate like se il video vi è piaciuto, ci vediamo comunque sia a breve con nuovi video, nuove recensioni e nuovi pareri sulla tecnologia. E non ci si ribecca ad un prossimo video.